un 200 artisti di cui passati alla storia dell'arte, sì, direi una cinquantina. Ma mica sono mica pochi, sono tanti. Altri si sono un po' persi, però insomma sono tutti persone che hanno poi operato nell'arte. Questo è uno studio molto bello di uno scenografo che non c'è. C'è un po' di disordine perché ho dovuto partire da un posto di lavoro. Ed è la sala dove vive il rettore, però quando c'era con il rettore. Dietro di lei c'è la statua di Venturoni. C'è la statua, qui ci sta la statua di Venturoni, che aveva poi il suo bel orologio. Questo orologio è collegato all'orologio che è sul davanti, sulla torretta. Sulla torretta. C'è lo stesso meccanismo che lo mette in funzione. Sì. L'orologio qua sulla destra. Lo mette in funzione. Un orologio che pensavamo di mettere in funzione, però quello elettricizzato che gli ha dei contrappesi. Ecco lassù, cioè, andiamo lassù se voi ve la sentite. Cioè, sull'altana? Sull'altana è lo studio più bello perché si vede tutto l'orologio. Questo artista si chiama Marino Fuggiero, è un artista emergente bolognese. Una giovane artista. Si apre tutta questa luce. Questa è una lontana fantastica. C'è una... La torretta, si vede, ci sono le finestre su tutte e quattro le pareti. Quattro affacci, si vede quindi l'orologio, la corte del Collegio Venturoni. E qui si vede tutto quello che i bolognesi, forse anche non conoscono, insomma, dalle due torri al reto del Teatro Comunale, alla Campanile San Giacomo, si vede tutto. L'interazione con il luogo e poi con questo bel luogo suggestivo, perché mi ha ispirato tantissimo in questi anni. Sei una delle artiste più fortunate a venire qua a Bologna, sì, come avere uno spazio così spettacolare. Diciamo. Se c'è, che tipo di scambio c'è magari con gli altri ospiti del collegio? Che tipo di interazione? Siamo tutti amici, perché abbiamo fatto un percorso più o meno parallelo all'Accademia di Belle Arti, che siamo visti crescere, ecco, chi è entrato prima, chi è entrato dopo. Marina adesso ha qua esposti i suoi lavori, può chiamare anche persone fuori per far vedere. Lei c'è la chiusura, andiamo a firmare per entrare. No, appunto, io sono... No. Però mi chiedo, sì, è giusto, ci sono solo occasioni. No, penso sia fondamentale. Questa qua, cioè, beh, il Zucchi che ha vinto le Olimpiadi del 36 a Berlino, famosissimo, Farpe Vignoli, architetto, scultore, un po' di tutto, sì, grande lui artista. Ha donato al collegio proprio in segno di gratitudine per perché l'ha ricevuto. Sì, sì. Siamo fatti. Buongiorno, ciao. Ciao, come stai? Bene. Ti ricordi? Sì, mi pare molto bene. Sei ancora qua? Fortuna. Tu hai ancora il tuo studio, qui hai quell'altro grande. Sì. Tu da quanti anni è che sei qua? Sì, sì. Inizio a lavorare col giardino. Sono da quando avevo 19 anni, quindi adesso ne ho 33. Allora, per me in questa parte tipo la parte iniziale del lavoro, quindi qui trovo le pareti bianche, trovo il foglio bianco dove tutto quanto inizia. Io in questa stanza deposito poi quello che magari nei giorni, nei mesi si stratifica, perché nel mio lavoro la metabolizzazione è la parte iniziale proprio di quello che poi è la crescita del corpo e del lavoro. Ci sono appesi qua su questo stendino, un po' come tra la carne e il guardaroba, alcuni abiti che io indosso, che sperimento, resti della mostra alla Fondazione Pomodoro che ha curato Angela Vettese lo scorso maggio a Milano, della mia identità mobile che poi si è trasformata anche in una scultura nel 2004 alla mostra del Macro di Roma, curata da Danilo Ecker, Nidi. Collegio Venturoli per me è veramente il mio vestito, perché io sono parte di lui come lui è parte di me. Il principale del Collegio Venturoli è il fatto di essere una incubatrice. Questo è un qualcosa di estremamente raro, che non si trova quasi più. Probabilmente si possono trovare delle borse di studio che, per artisti che li accompagnano in un breve periodo, comunque in un tempo definito. Il Collegio Venturoli, diciamo che da una certa età in cui uno ha la fortuna di poter entrare grazie a questo concorso, su cui uno viene valutato, però fino al 30esimo di età, quindi vuol dire che se uno come me, io sono andata a 19 anni, io ho avuto la possibilità comunque di poter crescere insieme a lui. Un artista e viene incubatrice,
studia, lavora, si cresce e prima che riesce anche a ridare indietro al collegio la sua esperienza, ci vuole del tempo. E sicuramente che il signor Venturoli, quando stabilì questo contratto, ci fu un lascito preciso su alcune regole, ma sicuramente quando si ha a che fare con l'arte bisogna anche avere una sensibilità per cui capire anche come la cultura giapponese nei coltivare i bonsai, no? Cioè bisogna direzionarli, condurli, cercando di capire dove stanno andando. Non è che... amavo tantissimo attraversare come una nave che viaggia verso il passato e nel futuro, attraversare il campo del collegio. Era una cosa che io amavo tantissimo, andare a casa del solaio, andare giù nella pinacoteca, dalla pinacoteca alla sala dei marmi, agli animali impagliati, alla libreria, andare alle cantine, cioè, e anche se spesso magari non era proprio opportuno, perché magari non chiedevo sempre il permesso, però, però era un bisogno repellente mio di attraversare la sala del collegio, di sentire, quindi come una foresta che poi ne esci fuori con i graffi, con le foglie dei capelli. Nella galleria ci saranno 100 quadri, 100 opere. E i gessi di De Maria saranno, penso, 200. Ecco, c'è la chiesina, dove l'8 dicembre c'è la festa del collegio voluta da Venturoli, viene detta la messa. C'è una piccola cappella. C'era qualche obbligo da parte degli studenti di assistere alla messa? Sì, no? Tutte le mattine, parlo dell'800, sì, tutte le mattine viene celebrata la messa, che si è stato mangiato. E gli studenti devono andare. Adesso solo una volta all'anno, l'8 dicembre, nella festa dei Immacolati. Davide Rivalta. Altro vostro allievo. Altro nostro allievo, scultore da sempre, amante, da una decina d'anni amante degli animali. Lui ha vinto un concorso formidabile, un concorso nazionale, per il Palazzo di Giustizia di Forlì Analisi. Ravenna. Lui è l'artista. Davide. Cammello, rinoceronte, orso? Sì, poi dentro un cavallo. Ecco, cosa stai facendo? Vediamo un pochino cosa sta facendo Rivalta. È una scultura che ho fatto per una mostra in Giappone, questo e sto facendo un altro, dallo stesso stampo. Dallo stesso stampo. Sì. Questi sono i tuoi... questo è il tuo atelier? Sì, sì. Lavoro qui e nel giardino. Ho fatto dei bufali in disegno, però ancora non li ho. Può darsi che li faccia. Bufali, prossimamente. Sì. Ciao, buon lavoro. In attesa che finiscano i lavori di ristorazione, che si possa visitare la gipsoteca, che si possa visitare la galleria dei quadri, interessantissima, dove degli artisti che sono passati dalla Gioventù Roli, che sono tanti, ci diceva, sì. E poi magari i cittadini bolognesi possono nel tempo forse entrare? Sì, ma visitare. Anche adesso lo studioso sa che può entrare. Lo studioso. Oppure anche, cioè, le visite però sono molto 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 un po' problematiche, perché sa, un domani c'è un cantiere qua, si restaura un affresco, quindi... Poi prima dell'inizio del restauro mostravamo al pubblico, c'erano le visite su prenotazione. Ecco, naturalmente non, anche adesso non un numero, ci sono delle cose che sono chiuse, le collezioni dei quadri per esempio, cioè, però un giro qua per vedere l'architettura, un giro su negli uffici per vedere gli amministratori, per vedere la sala delle sedie naturali, si può fare un numero ristretto, 4-5 persone che siano controllabili. L'ultima cosa che volevo chiedere è, ma c'è un momento in cui il collegio riunisce un giorno dell'anno, così riunisce tutti gli ex allievi? Sì, beh, l'8 dicembre, dicevamo prima, l'8 dicembre nella chiesina, anzi io la inviterei, sarei da queste parti, se vorrà, capito, vedrà la chiesina da parte, vedrà tutti i nostri giovani, ed è una festa. E non festa. Solo giovani, dico, anche chi è... Anche i vecchi ex studenti, anche gli artisti ormai affermati, quelli che si ricordano, ben volentieri vengono, abbiamo, è una ripatriata generale nel ricordo e nel futuro. Vediamo fra qualche mese quando è tutto pronto. D'accordo. Va bene, senza fili pendenti. Senza fili pendenti, speriamo. Certo, bellissimo, certo. Anche così, grazie. Certo, arrivederci. Grazie, arrivederci.